Oggi try on haul di Gary Weber. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel mondo di Mademoiselle Stella. Per chi non conosce ancora il mondo di Mademoiselle Stella, qui ogni settimana parliamo di moda, soprattutto di borsette, anche di piccola pelletteria e ogni tanto di vestiti. Per quello, se anche tu sei un amante di questi temi, per favore iscriviti al mondo di Mademoiselle Stella. Però adesso direi, spacchettiamo quello che c'è in questo pacco. Allora, devo essere onesta che la comanda non l'ho fatta direttamente da Gary Weber, l'ho fatta da Zalando, perché Zalando al momento ha i saldi e visto che io sono una grande fan della marca Gary Weber per diciamo abbigliamento, ho pensato perché non curiosare se appunto Zalando ha un qualche sale anche per Gary Weber e ho trovato due cose che proprio mi piacciono un sacco e come vedete l'ho già spacchettato perché volevo proprio vedere se sono le cose che proprio ho comandato. Però adesso direi le rispacchettiamo insieme e poi vi faccio anche vedere come mi stanno. Devo ammettere che sono cose che una cosa l'avevo bisogno e l'altra non veramente. Adesso vediamo cosa c'è prima nel pacchetto. La prima cosa che c'è sopra è quella che, dire il vero, non avrei proprio bisogno e sono un paio di pantaloni. Sono dei pantaloni color Barbie o color caramella, come li chiamo io, con qui davanti una cintura per fare il fiocco. Dopo ve li faccio vedere meglio. Ne ho già un paio così in, diciamo, marrone cammello. Li avevo presi da Al Uber e mi piacciono così tanto che speravo tanto di trovarli anche in un altro colore. Purtroppo non so chi di voi conosce Al Uber. Al Uber purtroppo ha fatto fallimento e non esiste più, per quello adesso diciamo per marca di vestiti che compro spesso e soprattutto Gary Weber e sono contentissima di aver trovato questi pantaloni. Per chi vuole sapere il prezzo originale è di 170 franchi o 140 euro e alla fine io li ho pagati ancora 90 franchi, per quello direi che ho risparmiato abbastanza tanto e adesso ve li faccio poi vedere. Però prima spacchettiamo l'altra cosa che avevo bisogno e forse qui prima di spacchettarla vi spiego un po' perché l'ho comandata. Forse vi faccio prima vedere la cosa e poi vi dico perché l'ho comandata. E la seconda cosa che c'è nel pacco è questa qua ed è una giacchina. È color sabbia, non so appunto se lo vedete benissimo nella videocamera. In ogni caso è una giacchina per la primavera. Se vi chiedete perché appunto l'ho presa, è che un anno fa io da Gary Weber ho preso questa giacchina qua per la primavera, tutta in rosa. Ne avevo anche una appunto color sabbia, però purtroppo mi è diventata piccola, aveva già anche diversi anni, non era neanche più molto bella, e però l'anno scorso non so perché non vendevano il color sabbia, l'unico colore che avevo trovato era questo rosina. Il problema di cos'è di questo colore? È bellissimo, però naturalmente non si lascia abbinare con tutto e così naturalmente ogni tanto dovevo mettere la giacca e proprio non stava per niente bene con il mio outfit e una cosa che a me dà fastidio è avere un outfit che non va d'accordo con le cose che si indossano e per quello mi sono detta adesso che ci sono i saldi e fra un po' arriva anche la primavera mi tocca proprio guardare se trovo una giacca simile però naturalmente color sabbia o marrone o anche grigio o anche nero, proprio diciamo un colore neutro che si lascia combinare un po' con tutto. Il bianco non lo voglio perché naturalmente il bianco è molto sporchevole, allora quello è già sempre un colore che trovo molto delicato e lo compro raramente, quello lo devo ammettere, però per ogni giorno ci tenevo tanto appunto trovare una giacchina come questa qua color sabbia e adesso l'ho trovata. Però adesso direi ve li faccio vedere indossati e fatemi sapere cosa ne pensate. We'll be right back.
try on haul di Gary Weber dei saldi su Zalando e spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Se avete ancora voglia di guardare un qualche video, come sempre qui video da guardare, e se no vi saluto, buona giornata e alla prossima, ciao!